Buongiorno, siamo al convegno ANIF, una riforma per lo sport dilettantistico, e siamo a Milano con Marco Contardi, presidente ASI Lombardia. E vorremmo appunto venire un po' a conoscenza rispetto a qual è il ruolo appunto della società lucrativa all'interno del sistema sportivo dilettantistico, ovvero la società lucrativa ha permesso l'ingresso dell'azienda sportiva all'interno del mondo dilettantistico. Quali sono i vantaggi per lo sport e per la società? Intanto grazie per l'invito, perché è certamente un convegno importante. La finanziaria del 2018 ha sancito questa nuova figura in ambito giuridico che riguarda le società sportive dilettantistiche lucrative, e credo che sia stato un'intuizione e un progetto lungo, ma che ha portato davvero a colmare un gap. Cosa succedeva prima? Prima l'azienda che non era nell'ambito sportivo dilettantistico faceva comunque una grande attività per il sociale, per il sistema sanitario nazionale, ma non aveva riscontri. Adesso, con il fatto di entrare nel mondo CONI, quindi nel mondo dilettantistico, apre tutta una serie di scenari importanti. Dal punto di vista fiscale penso che l'abbiate già analizzato prima, quindi non entrerei nello specifico. Mi piace invece sottolineare il fatto che si aprono tutta una serie di possibilità da parte di queste aziende di poter incrementare le proprie attività anche in ambito sportivo e con le singole discipline, perché non dimentichiamo che in tante aziende vengono svolte diverse discipline sportive. È l'occasione proprio di creare una poliedricità di iniziative e di discipline all'interno di una unica catena. Perfetto, la ringraziamo e le diamo appuntamento ad ANIF, al nostro prossimo convegno, se vorrà essere tra i nostri. Perfetto, grazie a voi ancora.